Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché, quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Ritornerà in questi giorni il tema del Paraclito. Ci stiamo ormai preparando alla Pentecoste che è imminente. Domenica prossima celebreremo l'ascensione di Gesù, il momento in cui se ne va per lasciare spazio allo Spirito che agisce nella nostra libertà. Ma proprio oggi viene chiamata ad una responsabilità forte la stessa nostra libertà. Perché Gesù ce lo fa capire. Non ci dice che seguendo Lui tutto sarà perfetto. Non ci dice che seguendo Lui i nostri nemici saranno vinti. Non ci dice che seguendo Lui nessuno ci accuserà, ma ci dice: non abbiate paura, perché avete lo Spirito che vi darà forza, che si farà accanto a voi e vi sosterrà, che in ogni momento nel quale noi perdiamo la speranza, crediamo che tutto sia inutile, Lui invece continuerà a darci forza e ad avere fiducia in noi. E molto spesso è proprio nella prova che si fa la verifica della fede, perché è quando non abbiamo più speranza sulle nostre forze, sulle capacità umane, che allora viene messo alla prova quello che Gesù ci ha detto. Non a caso nel Vangelo oggi ci dice che lo Spirito renderà a Lui testimonianza e lo farà soprattutto nella prova. Ma partiamo da un dato dell'esperienza. Quante volte voi avete vissuto delle situazioni nelle quali avete pensato che non ci fosse più una via d'uscita, che tutto fosse perduto, che quella situazione fosse totalmente compromessa? E oggi, magari dopo tanti anni, riguardando quell'esperienza dite: sì, in quel momento ho fatto molta fatica, ma oggi capisco che non era la fine, che quel problema è stato risolto, che quella situazione è stata affrontata e ne sono uscito più che vincitore, portando a casa un bagaglio di esperienza importante. Ecco, la prossima volta che ti capiterà di nuovo di vivere nell'angoscia, nel dolore, nella paura, chiedi l'aiuto dello Spirito. Chiedi che ti venga dato il Consolatore. Chiedi che ti venga data la forza per sopportare il male che non riesci ad accettare. E siccome lo Spirito è un dono buono, è un dono positivo, è qualcosa di bello che Dio non aspetta altro che donare agli uomini, il Padre, dal quale lo Spirito sgorga, certamente non ti farà mancare il suo aiuto. È vero, abbiamo bisogno di medici quando si tratta di una malattia. Abbiamo bisogno dei psicologi quando si tratta di questioni legate alla nostra testa. Ma sia che si tratti di problemi del corpo che della mente, ricordiamoci che se abbiamo uno spirito forte, uno spirito che confida davvero nel Signore, possiamo affrontare tutto, anche la malattia più difficile, anche addirittura la morte, senza che la malattia o la morte definiscano la nostra vita. E allora impariamo a chiedere continuamente che lo Spirito diventi carne. E perché no? Impariamo durante la giornata a ripetere spesso una giaculatoria che mette insieme la carne e lo Spirito. Facciamo che questa preghiera diventi come il battito del nostro cuore. Ad ogni battito una richiesta. Impariamo la giaculatoria che determina tutta la mia giornata. Vieni, Santo Spirito, vieni per Maria.